Domenica 5 dicembre, Luca 19, 28, 38. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il Signore Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte. Entrando troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, risponderete così: il Signore ne ha bisogno». Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?» Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù, e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli». Cari amiche e cari amici, eccoci alla quarta domenica di Avvento e di nuovo la parola chiave, come nella prima, è attesa. Ma abbiamo oggi ascoltato, lo avete visto, un testo un po' particolare che forse vi sorprende. Luca 19, 28, 38, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Verrebbe da dire: ma questo non è più adatto alla Settimana Santa, prima della Pasqua di Gesù? Con grande sapienza spirituale, il lezionario ambrosiano pone qui questo testo a dirci che quel Gesù che è entrato a Gerusalemme verrà ancora. Ed è interessante proprio in questo senso capire come si chiude il testo, vedere come si chiude il testo a dire ciò che noi dobbiamo attendere. Gesù, entrando a Gerusalemme, è acclamato a gran voce dalla folla con queste parole: «Benedetto colui che viene, il Re nel nome del Signore». Sono parole di un salmo, il Salmo 118, che attendeva la venuta finale del Messia, del Salvatore. Ecco che allora in questa quarta domenica è come se facessimo una sintesi di ciò che abbiamo visto finora. Quel Gesù che è venuto, quel Gesù che è entrato a Gerusalemme, di nuovo verrà nella gloria, come cantiamo nel Credo. E la folla che in quel giorno lo acclamava con le parole del Salmo 118 è figura, è simbolo di noi, folla credente, popolo di Dio, che nelle nostre chiese, ascoltando questo Vangelo, chiediamo al Signore, chiediamo al Padre che mandi presto il Figlio nella gloria, che affretti la sua venuta. E allora tutti insieme potremo dire anche noi: benedetto colui che viene, il Signore Gesù, colui che ci porta la pace per sempre.